È arrivata la notizia che tutti aspettavamo, la liberazione di Eugenio Vagni dopo moltissimi interminabili mesi. No, è arrivata la notizia ieri sera, la conferma ufficiale dalla Farnesina alle 7.30, di cui diceva che Eugenio era libero, era in un campo militare protetto da marinesi, e questa per lo parente è stata la notizia più bella che si poteva aspettare. Ecco, ha avuto modo di sentire Eugenio? Eugenio l'ho sentito, ha telefonato lui a 7:45, ci si voleva dire tante cose, non ci siamo detti nulla, ci siamo semplicemente detto ti si aspetta a casa e basta. Come l'ha sentito, come sta? Abbastanza su, con il tono di voce e tutto il resto, abbastanza bene. Ecco, abbiamo sentito le traversie che ha subito, ognosa, abbastanza bene. Abbiamo sentito alla radio che è stato portato in ospedale. Ma sai, io le notizie radio, giornali non do retta, come quanto ci fu tempo fa che era stato liberato ognosa, a me finché non me la conferma la Farnesina, e che sia stato portato all'ospedale per dei controlli, il giusto sia stato fatto, come giusto ora la Croce Rossa deve pensare al rientro e sì. Dicevamo mesi durissimi nella giungla, quindi anche dal punto di vista fisico sarà molto provato. Molto, molto provato, perché si sarebbe tutti provati nelle condizioni in cui sta una persona in quel modo. Poi molto provato nell'attesa che, prima di tutto solo, prima era in compagnia, erano in due, poi in uno, poi è rimasto solo. Nell'attesa uno si gira, non sa se quello mi spara o mi fa fuori ognosa, come si fa. Cioè l'importante, tutti i problemi passati si lasciano nel passato, l'importante sia tornato. Lui si trova a Manila adesso? Sì, lui si trova a Manila ora. La moglie è con lui? La moglie è con lui e con la bambina. Quindi l'hanno già raggiunto? Sì, sì, l'hanno già raggiunto. Sì. Sta in famiglia praticamente. Tornerà a Montevarchi? Sì, sì, deve tornare a casa, ci mancherebbe, se no si va a pigliarlo noi. Dove è il problema? Ha detto gli faremo una cura di bistecche. Sì, sì, una cura di bistecche, non c'è problema, l'importante è tornare a casa. Voi come famiglia adesso veramente state molto... Noi a dire siamo contenti si direbbe una bugia. Non faccio conto se ho vinto il suo penalotto. Che Dio sì, non si può dire.